Salve a tutti, a chi è interessato a questo seminario sulle statue e sulla loro funzione nella magia e la capacità di muoverle e animarle a livello sempre di alta magia e di istituire in loro una specie di anima. Ora, questa era una delle grandi conoscenze della magia antica, quella dell'animazione delle statue, tanto che le persone sensibili, e ci sono anche dei riscontri da parte di diversi scrittori antichi, che affermano appunto che molto spesso quando andavano nei templi, coloro che erano appunto i devoti, una particolare deità, vedevano muovere o gli occhi o le mani o cose varie. Beh, questa cosa avviene ancora oggi con, per esempio, l'apparizione di Maria, no? Che non è diventato che una statua animata. Questo accade anche in India, specialmente in posti dove la devozione è fortissima, e quindi lì viene riversato direttamente in una statua, una forza talmente grande da costituirne un'anima. Ma è possibile fare questo tecnicamente? È possibile generarlo? È possibile avere tecnicamente tutto questo? O è soltanto questione di devozione o di fantasia? Bene, è possibile. E come detto, esiste questa tecnica da sempre, fin dall'epoca egizia, anche prima, perché l'essere umano è capace di poter dare anima alle cose. Ora, immaginate quando voi acquistate per esempio una macchina o acquistate qualsiasi cosa a cui date un nome. Per esempio, c'erano persone che conoscevo che avevano la loro auto a cui davano un nome, Carolina, Giovanna, eccetera, eccetera. Stessa cosa accade, per esempio, io noto con delle persone quando usano computer o cose varie a cui danno un nome particolare affinché questo nome ne deriva quasi un'anima. Eh sì. Perché il nome genera direttamente l'anima, se vogliamo. Il nome, per generare un'anima c'è bisogno del nome. Quindi da qui abbiamo una distinzione del capire che per poter generare una statua magica bisogna innanzitutto sceglierne o creare o scoprire, sono tre termini che poi andremo a vedere nel seminario, il nome, il suo nome. Non tutte le statue hanno lo stesso nome, non tutte possono avere lo stesso nome avendo funzioni differenti. Quindi, a secondo la funzione che noi vogliamo dare alla statua, si deve generare un nome. Tutto questo viene generato da lettere, numeri e capacità di osservazione e di studio legate a lettere e numeri, in modo che possa essere poi chiamata la giusta forza animica, psichica, affinché possa essere poi impiantata nella statua stessa. Per fare un esempio, se noi desideriamo una capacità della statua di elevare la coscienza di chi la guarda o la possiede, oppure di esaudire delle preghiere spirituali, si vanno a scegliere delle lettere, come per esempio la Ha o Alif in arabo, o Aleph in ebraico, o beh, italiano, o Alfa in greco, eccetera, che di solito indica spirito, indica vento, indica qualcosa di molto spazioso, indica la coscienza che è senza limiti e quindi molto spirituale, no? Non è c'è ferma, bloccata, come per esempio se noi invece vogliamo una statua che possa generare cose fisiche. Riduzioni fisiche li chiamerei, allora per esempio useremo, per dire sempre un esempio, una delle lettere abbastanza usate, la T, no? Di Tao, eccetera, eccetera, che indica la materia fisica, la materia incrociata, la materia fissata, eccetera, eccetera. È chiaro che qui quindi c'è una particolare capacità di conoscenza e verrà data la lista di questi significati a chi è interessato e la capacità di agirli. Non è difficile dare vita a qualcosa perché anche quando avete un anello o qualsiasi altra cosa vostro personale, se qualcun altro lo prende,
lo sente che c'è qualcosa che è di un altro. Per esempio, l'altro giorno io dovetti cambiare il cinturino di un orologio perché era stato di un'altra persona che conoscevo, ma sentivo la presenza della persona, quindi questa è dare una vita a qualcosa. È chiaro che in questa maniera è una cosa molto leggera, mentre invece a livello magico si insegnerà come introdurre, come generare e quindi dare vita a tutto questo. Io posso essere testimone di tutto ciò quando tanti anni fa venni per mia avventura, non è che l'andassi a cercare, non sono andato a cercare, venni iniziato a una pratica, in pratica cubana, no? Voglio dire, la santeria, non lo volevo, però capitò e mi venne dato in mano, poi, forse ne ho parlato tempo fa, una piccola statuetta cioè dal santero, dell'entità a cui ero stato, no? Addebitato, diciamo così, come protettore, cioè diverso di me. E io mi ricordo che ci fu il giorno in cui questa statua, cioè il giorno, dopo qualche giorno, si mosse nelle mie mani, come se fosse viva. Era presente anche mio figlio, quindi cominciò a fremere. Ed era un pezzo di cemento, voglio dire, non era niente di più. Oh, è chiaro che lì vennero usati dei particolari rituali cruenti che io personalmente nemmeno ci faccio, voglio dire, non ho mai fatto in vita mia. Però, cioè, anche conoscendoli. Però, voglio dire, questo è possibile farlo anche senza particolari rituali cruenti, quindi senza sangue, tutte queste cose qui che possono essere anche pericolose, e lo sono per chi non sa manipolare bene queste forze, ma usando degli elementi naturali e la propria forza generale accumulata e ben diretta. Il problema è proprio la ben direzione con il nome stesso, perché tutto ciò che viene poi generato deve essere veicolato attraverso il nome che viene scelto e la pratica stessa che deve fare in pratica deve essere legata al nome scelto. Ma questo lo vedremo nel seminario. Se siete interessati, sappiate che è qualcosa di meraviglioso perché si possono generare statue di guardiani per la casa, si possono generare statue di aiuto, statuette piccole da portare appresso, statue grandi, statue per esempio qui attualmente dove sto soggiornando, la maggior parte hanno dei leoni o dei soldati della loro mitologia vicino a un tempio, una casa, cose varie, no? Anche noi in Occidente facciamo questo con altre situazioni, magari ancora di più prima. Questo cosa va ad indicare? Questo va ad indicare una cosa molto importante, che ci sono sempre i cosiddetti guardiani. Ora, non è solo il fatto di acquistare due leoni, un leone e metterlo lì come guardia, anche se nel tempo, se si ha fiducia nel tempo, qualcosa può accadere. Dipende dalla fiducia, ma qui non entriamo nella fiducia, qui entriamo direttamente nel prendere quello che a noi può interessare, per esempio due leoni, e agire direttamente con azione magica portata secondo i nomi e introdurre in essi direttamente la forza e controllarla e vedere se è vero che è accaduto o meno. E tutto questo lo impareremo e lo studieremo in questo seminario meraviglioso che fa da cornice e da base per qualcosa anche che ti può generare altissimo. Vi ricordo che anticamente se si andava anche nelle chiese, no, nel 1200, 300, insomma, fino a quando c'è stata un'idea spirituale, non quello che c'è oggi, che è caduta assoluta, quindi anticamente c'era la capacità delle statue e degli dei di illuminare istantaneamente i loro adoratori. E questo perché veniva introdotto in essi un'anima talmente potente di illuminazione che il contatto è come se fosse stato una specie di contatto magnetico calamitato. Bene, questo lo impareremo, lo chiariremo e avremo una base per poter agire per aiuto nostro, per aiuto anche di altri. Immaginate poter donare una piccola statua guerriero, come spesso si faceva e facevano per esempio gli antichi capi dell'Africa quando sotto il colonialismo inglese, purtroppo i loro figli venivano portati in Occidente come una specie di prova di dominio e lo stregone gli dava la piccola statuetta del guerriero, cose varie, che lo sorvegliava. E ci sono
prove su prove su prove che poi sono taciute, basta andare a cercare, di azioni veramente portentose che poi accadevano, che poi sembrano portentose, ma sono legate invece a ciò che è una conoscenza antica, tradizionale, che oggi si sta tentando di eradicare o sradicare. Beh, è ciò che si sta provando a fare con la società in Occidente, è per questo che è scoppiata questa guerra, direi, no? Che è la vera terza guerra mondiale, se vogliamo, sperando che non giunga un'escalation maggiore. Però è questo. Bene, io parlo di tradizione, parlo di conoscenza antica, parlo di spirito e parlo di qualcosa che veramente è portentoso, esiste, basta andare nelle antiche chiese, se sono veramente ben consacrate, ecco la consacrazione, per rendersi conto di cosa sto parlando. Vi aspetto se siete interessati e non ve ne pentirete.